Ah, che è arrivata l'ospite. Ah, fantastico, fantastico. Scusatemi. Era tutto vero. Era tutto vero, cioè incredibile. Ha Sembrava suonato il vero citofono e è magicamente apparsa la nostra. Non ci sento più. Non sento. Non sento. Sara, ci senti? Sì, mi sento, ciao. Io sì, Sì, io lo ora sento. ti Ciao sento, ora ti Sara. sento, perfetto. Ciao. Allora Sara, quindi che Sì. succede? No, no, Sentiamo? Ah, possiamo perfetto, andare, ok. se Sì, vuoi, perché... lasciamo a te le Ah, presentazioni. certo, Sara Ormai. Farr è una pallavolista, non una qualsiasi perché è giovanissima, ma insomma adesso ci racconterà un po' il suo percorso, ha già vinto tante cose, però partirei dal suo cognome, Sara Farr si chiama, perché è tedesca. Una tedesca di Esatto. Piombino, però. Io Sì. ho un po' curiosato e ci racconti la storia, proprio un po' le radici storiche di come tu finisci a Piombino, perché in realtà anche qua c'è una storia un po' di sport, no? Tutto deriva da tuo padre. Sì, in realtà diciamo che, vabbè, sì, io ho origini tedesche, sono nata in Germania e ho entrambi i parenti tedeschi e loro però non avevano più voglia di stare in Germania, diciamo, mi hanno avuto abbastanza giovane, quando avevano 20-23 anni. E quindi per trovare qualcosa di diverso, diciamo, hanno deciso di venire in Italia. E mia mamma è comunque tornata in Germania, diciamo, a partorire, però poi, cioè, fin da piccola, un mese dopo la nascita, ho vissuto in Italia, ecco, insomma, Piombino, e da lì non me ne sono più andata, ecco. Ah, e non c'è quella storia che tuo padre ha fatto un viaggio in barca a vela? Quella, sì, diciamo che vabbè, mio padre è cresciuto sulle barche a vela e per venire via dalla Germania ha fatto tutto il giro, diciamo, ha fatto tutta la costa francese, la costa spagnola in barca a vela da solo e niente, ed è arrivato fino all'isola d'Elba, perché noi in realtà all'inizio stavamo all'isola d'Elba, poi però là c'erano troppi tedeschi, mia mamma voleva imparare l'italiano e quindi ci siamo spostati sulla terraferma e ci siamo spostati a Piombino, insomma. Ok, quindi l'isola Una storia. d'Elba è Beh, una piccola colonia tedesca. sì, no, ci sono un sacco di turisti tedeschi all'Elba, di Attira solito molti. è risaputo, però è una storia quindi un po' anomala. Intanto, vabbè, Germania-Italia con la barca a vela, chi l'avrebbe mai detto, no? Poi soprattutto arriva tuo padre all'Elba, quindi immagino non uno spettacolo da poco, soprattutto arrivandoci in barca a vela. Chiama mamma e dice: "Senti, vieni giù che qua c'è un posto fighissimo. Voglio rimanere qua". Però comunque tua mamma poi arriva, dice: "Ci sono troppi tedeschi, me ne voglio andare in un posto con meno tedeschi". Ora mi viene da chiedermi: cosa avevano con la Germania i tuoi genitori? Non lo so, questo sinceramente non glielo ho mai chiesto, però credo che insomma mia mamma volesse imparare anche un po' la lingua e diciamo che lì all'isola d'Elba era un pochino nella sua comfort zone, comunque poteva parlare tedesco tutto il tempo e quindi probabilmente uno dei motivi per cui si sono spostati a Piombino è stato appunto quello di imparare anche principalmente la lingua. Perché a Piombino, sede storica dell'Accademia della Crusca, come si No, impara no, l'italiano? ma credo che comunque abbiano deciso di lasciare la Germania per la grande passione di suo padre, visto che è un velista. E poi è diventato anche tuo Ah, fratello. Diciamo, ok. sono una famiglia di sportivi, quindi sicuramente se ti facessi la domanda da cosa nasce poi la passione, no, così forte per la pallavolo, sicuramente è una passione che ha una radice storica e familiare. Anche se il primo amore non è la pallavolo, vero Sara? Il primo amore è stata la ginnastica artistica. E diciamo che ho iniziato a fare ginnastica artistica fin da piccola e l'ho fatta fino ai 10 anni, credo, sì. E ero innamorata, cioè mi piaceva tantissimo tutto quanto, solo che il problema è che io
col passare degli anni crescevo sempre di più ed era arrivato un momento in cui comunque la maestra, diciamo, non mi portava più alle gare perché ovviamente preferiva quelle più piccoline, più mobili e forse anche più brave, però ai tempi non pensavo di essere più scarsa rispetto alle altre, insomma, quindi dopo un po' questa situazione mi aveva stufato. Mia mamma allora, che ai tempi giochicchiava un pochino, cioè giusto così per divertimento, mi ha detto: ma sì, dai, prova ad andare a fare pallavolo. E c'è stato un periodo appunto che facevo sia pallavolo che ginnastica artistica insieme, però continuavo a preferire la ginnastica artistica, mi piaceva quella, volevo fare quella, infatti avevo anche smesso di fare pallavolo per un periodo, poi però la storia continuava, continuava, continuava con questa maestra, con questa insegnante, quindi poi a un certo punto avevo la mi mia migliore amica di quel tempo, insomma, che giocava e lei mi ha detto: dai Sari, vieni con noi, cioè vieni con me e vedi un po' se ti piace. Allora ho iniziato di nuovo con lei e da lì è stato, diciamo, non ho più smesso, ecco. E come, cioè, come l'hai, come vive una ragazza? Quindi comunque, quanti anni avevi, perdonami, quando hai smesso ginnastica artistica? Perché appunto comunque crescevi. 10 più o meno. 10. Ecco, come la vive una bambina, no? Una fase così, cioè, in cui devi rinunciare, cioè questa rinuncia a uno sport che ti piaceva così Poi, a quanto ho tanto. capito, è stata una rinuncia che all'epoca, in quel momento, per te era dettata dal rapporto, diciamo così, con la maestra, giusto? Più che a una tua presa di coscienza. Sì, esatto, è stato Ok. più. Io volevo anche gareggiare, comunque vedevo che alle gare non venivo mai portata e quindi questa cosa dava fastidio, però cioè, nel senso io più di quello nella ginnastica artistica non, cioè, non credo di poterlo fare, insomma, ecco. E quindi ho detto: vabbè, dai, basta, lasciamo stare, diamoci a qualcos'altro e proviamo di nuovo con la pallavolo. E poi sarà stato il fatto, insomma, che avevo la mia migliore amica lì con me, mi piaceva davvero tantissimo, io passavo tutte le giornate in palestra poi ed è stato veramente un amore che appunto continua ancora oggi. Ma diciamo poi avete portato avanti, anche la tua amica poi ha portato avanti, diciamo, a livello professionale, insomma, agonistico, prima e professionale dopo la pallavolo? E no, lei no, lei Poi ha poi smesso. ha continuato fino a, credo, 16 anni del genere e poi ha smesso, ecco. Ma tu adesso non vivi più a Piombino? No, io adesso vivo a Conegliano. Ok. E con il Conegliano, tra l'altro, ha vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, il campionato e la Champions League. Ecco perché prima ho detto, poi dopo l'ha fatto, io ho detto una pallavolista, però insomma, così giovane ha già vinto molto. Quanti anni hai? 20. Non te lo volevo dire, ero andato prima a rivedere la data di nascita. E Non me lo volevi dire. non volevo dirtelo, Martina, no. Perché? È del 2001. Che bello, bellissimo. E questi millennials, noi continuiamo ad avere conferme di quanto siano così talentuosi, soprattutto nello sport. Sì, che noi insomma approcciamo con atleti, chiaramente, perché però intervistiamo atleti, però veramente Nella nostra modestia, perché una insomma, generazione di. io con i miei 20 minuti di workout al giorno che non faccio più da mesi, No, tu vabbè. con le tue No, io mi estenuanti alleno sessioni di tanto. yoga. Esatto, comunque, esatto. E, quindi sei un po' la promessa della pallavolo per l'età, ma in realtà è un presente Da anche una molto potente, signora realtà. diciamo. Sì, diciamo di sì. Adesso purtroppo diciamo che sono fuori già da quasi un anno perché. Quindi diciamo sono un po' in una fase della mia carriera in cui sono in stand-by, però diciamo di sì, dai, ho già raggiunto tanto, però sicuramente c'è ancora tanto da fare, voglio ancora lavorare tantissimo e niente, questo insomma. Allora, tu sei in una fase perché poi ad aprile succede una cosa un po'. Succede un infortunio, se non sbaglio. Il secondo, sì, Il perché secondo. io mi sono fatta la prima volta all'Europeo dell'anno scorso con la nazionale a fine agosto, mi sono rotta il crociato
vabbè, ho fatto subito l'operazione, la riabilitazione, tutto quanto. Poi sono rientrata il 13 di marzo, ho giocato la mia prima partita, tempo di giocare quattro partite che mi sono rotta di nuovo il crociato della stessa gamba. Quindi il 20 aprile mi hanno rioperato e adesso sono di nuovo, diciamo, in fase di recupero, ecco. Ok, in che fase sei di questo recupero? Adesso sono passati 2 mesi e mezzo, nemmeno, diciamo che è ancora all'inizio e è ancora abbastanza lungo il percorso perché di solito Solito. per rientrare da un infortunio al crociato ci vogliono più o meno 6 mesi e mezzo/7 e essendo una recidiva sulla stessa gamba probabilmente ce ne vorranno anche 7 e mezzo/8, quindi vediamo con molta calma adesso. Rientro e poi vediamo cosa mi aspetta, insomma. Ma purtroppo, insomma, abbiamo detto tante volte, gli infortuni fanno parte del gioco, della professione di un atleta. Rientra in questo anche il saperli Gestire. affrontare e Sì, però. avere il giusto obiettivo, no? Che ti porta poi a rientrare. Non so se tu, Sara, ti sei già data un obiettivo che ti possa stimolare al rientro. Cosa vorresti che il tuo ginocchio ti possa dare nel futuro? Sicuramente spero che questo sia l'ultimo infortunio serio, diciamo, perché comunque sì, sono giovane, però ho già avuto questi 2 infortuni che sono veramente, diciamo, la cosa peggiore che possa succedere a una pallavolista. E cosa mi aspetto? In realtà niente, io in questo momento la cosa che sto cercando di fare è quella di vivermi un po' il momento, no? Nel senso, io credo molto che le cose accadano per un motivo e che da ogni cosa che ci succede, insomma, c'è qualcosa da imparare. Ed è un po' lo spirito con cui sto affrontando come ho affrontato il primo recupero e come sto affrontando il secondo. E spero semplicemente di tornare in campo perché non ce la faccio più a stare fuori. E mi fa stranissimo perché questa è la mia prima estate da 6 anni che ho, tra virgolette, libero, perché di solito comunque ho sempre delle attività comunque con la nazionale o con la scuola. In moto, ecco, e avere un'estate libera è strano, però allo stesso tempo appunto cerco di vedere il lato positivo e dico, cavolo, posso creare tante nuove, posso avere tante nuove esperienze e possono anche, diciamo, portarmi poi a un miglioramento per la pallavolo, insomma, ecco. Beh, ecco, diciamo che l'attitudine è la prima cosa per gestire un infortunio e quindi di fatto per un atleta, perché poi, come diceva Giulio, fanno un po' parte. Chiaro è che magari anche l'età, no, gioca un ruolo in questo. A 20 anni è più difficile avere questa capacità di accettazione, soprattutto perché si tratta di un secondo infortunio. E invece mi sembra che tu. Ora non so se magari poi uno dice l'hai gestita bene, perché comunque poi a parole è molto più facile poi che non quando lo vivi lì per lì. Immagino che sia stato un momento molto difficile per te, ma ti senti un po' più matura rispetto alle tue coetanee? Sì, tanto. Diciamo che sono sempre stata un po' più matura rispetto alle mie coetanee che praticano sport a livelli agonistici e tutto quanto, perché comunque già il fatto di uscire di casa a 13 anni e andare a vivere da sola comunque ha un suo, diciamo, un suo perché e ti lascia qualcosa. E dopo questo infortunio, sembrerà strano, ma mi sento proprio maturata sia dal punto di vista anche pallavolistico, che veramente sembra strano dirlo perché sono stata fuori tutto l'anno, però comunque le 4 partite che ho giocato mi sentivo veramente tanto più sicura di me e molto più matura, ecco. E anche comunque dal punto di vista mentale, ecco, perché riesco. Non lo so, ho imparato tante cose su di me, sul mio fisico, su tutto, sulla mia mente, sui miei modi di pensare, insomma, che prima dell'infortunio non conoscevo.
e quindi diciamo mi conosco molto molto meglio e quindi mi sento molto più matura. Beh, questa è una cosa molto bella. Effettivamente poi c'è entrato un punto importante della maturità, che è la consapevolezza. Più si assume consapevolezza di noi stessi, e più effettivamente vuol dire che c'è un percorso di maturazione, no? Di crescita. Stiamo un po' scorrendo il tuo profilo Instagram Perché volevo andare a trovare le foto col presidente Mattarella e le ho trovate. Le ho trovate. Che emozione è stata incontrare il presidente? È stata una gran bella emozione. Diciamo che ho avuto la fortuna di incontrarlo 2 volte. E una volta è stata dopo il mondiale che abbiamo fatto nel 2018 con la nazionale che siamo arrivate seconde. E una volta è stato l'anno scorso appunto all'Europeo, dopo l'Europeo che siamo arrivate prime. E devo dire che la seconda volta è stata forse ancora più emozionante perché comunque le mie compagne avevano portato a casa una medaglia che comunque sentivo anche tanto mia nonostante mi fossi infortunata alla competizione e essere con lì con loro davanti al presidente, insomma, era tanta tanta roba, ecco. Quindi è stato veramente bello, un onore. Con te c'era anche, abbiamo visto in foto, Paola Egonu, che ti ha definito, lei ti prende un po' in giro per il tuo, come dire, diciamo, per la sua precisione, no? Ti ha definito troppo precisa e sempre in anticipo, una cosa tutta Quello tedesca, direi. esatto, Se quella è la vogliamo parte parlare per luoghi tedesca. comuni, no? Gli italiani, pizza, pasta, mandolino, i tedeschi, la precisione. Però posso dire Sei tedesca a che tutti le gli effetti o Birkenstock con esagera i la calzini bianchi, Egonu? no? Sì, esatto. Però posso dire che Paola è l'opposto di me, lei è abbastanza ritardataria, cioè fa sempre le cose più, quindi diciamo che siamo un po' entro gli opposti. E Ok, quindi diciamo che è forse esagera anche lei, possiamo dire. sì, Tu sei senso. adesso sono migliorata. Ecco, una delle cose che ho imparato durante questa prima riabilitazione è non arrivare a 25.000 ore in anticipo. Sì, esatto, perché è brutto il ritardo, ma è brutto anche l'anticipo, perché mette un po' le persone, no? Poi quella persona con cui l'appuntamento lo mette un pochino, come dire, in soggezione. A me mettono in soggezione chi arriva in anticipo. Quando ti suona il campanello e non sai chi è. Sì, beh, anche. Oppure sapere che quella persona mi sta aspettando e vabbè, comunque. Quindi questa è un po' una tua caratteristica, proprio la puntualità. Come sei fuori dal campo, Sara? In che senso? Come Come ti persona? definiresti? Allora, sì, mi definisco molto solare in realtà, positiva, poi sì, pignola, puntuale, questo è vero. E non lo so, cerco Ma ho anche sempre. dei difetti. Beh, Sì. diciamo l'essere pignola è un pregio e può diventare un difetto. Beh, sì. Perché nello sport si può tradurre anche un po' in, no, determinazione, poi alla Si può fine. tradurre sia in determinazione che poi in quello che ti può invece far impazzire, no? Se le cose non vanno come tu le hai immaginate e Pianificate, immaginate, pianificate. certo. Ma a questo proposito, forse volevo girarti anche la domanda che ci fa Avataro in chat. Durante questo infortunio, hai pensato anche ad un futuro in cui non sarai una giocatrice professionista? È prestissimo, ovviamente, quindi giusto per fantasia. Vorresti restare nell'ambito sportivo o punteresti su un altro campo? Magari c'è qualche altra tua passione in cui ti vorresti cimentare? Chiede in ambito lavorativo. Allora, diciamo che dopo questi 2 infortuni, sì, è vero, ho pensato anche un po' al futuro. Non nascondo il fatto che dopo il secondo infortunio, diciamo che come prima reazione ho un po' avuto, diciamo, il dire, ok, grazie, è il caso di continuare o no? Cioè, questa domanda me la sono fatta. Però comunque diciamo che sono giovane, ho ancora tutta la carriera davanti a me, quindi ho detto no Sara, tu continui. E, però un po' ci ho pensato, ho detto allora al momento penso di non voler rimanere nell'ambito sportivo. Chiuso il capitolo della pallavolo, secondo me vorrei riaprirlo e diciamo,
diverso. Aspetta che ti sentiamo per un attimo, ti abbiamo sentito male. Dicevi, vorresti riaprire? Vorrei riaprire un capitolo completamente diverso da quello precedentemente vissuto, no? E mi piacerebbe a me, allora io vorrei, è una cosa incompatibile con la pallavolo, diciamo, perché è incompatibile purtroppo qua in Italia, e quindi al momento sto cercando un po' delle alternative, non so ancora bene in cosa mi potrei vedere, però sicuramente non in ambito sportivo, ecco. Non abbiamo capito qual è la cosa incompatibile, cosa ti piacerebbe con la pallavolo. È incompatibile la medicina, mi Ah, la piacerebbe. medicina, Ah, ok. ok. Cioè, ti Beh, piacerebbe studiare diciamo che poi, medicina, insomma, ma beh, dice finché sono. diciamo che la medicina è incompatibile con tutto perché il problema non è la pallavolo, ma è la medicina che non è uno studio che si può accostare a dell'altro, diciamo, ti assorbe completamente, no? Esatto, e quindi diciamo che adesso sono un po' in una fase in cui sto cercando delle alternative, no? E al momento ancora, diciamo, non sono arrivata a una risposta. Adesso, piano piano, appunto, mi sto prendendo anche questo periodo del recupero per capire un po' cosa mi vedo in un futuro e tutto quanto, Però ecco. mi sembra di sentirti un po' demotivata in realtà. Cioè, sei in una fase di stand-by, in una fase di riflessione, ma pensi di poter cambiare anche direzione? Sì, quello sicuramente, cioè nel senso che Lo stai purtroppo non. valutando? Eh? Stai Scusa. valutando l'ipotesi? Sì, sto valutando varie cose. Sono un po' in una fase in cui veramente non mi vedo, cioè non so se mi è mai capitato, non so, però diciamo la pallavolo è sempre stata tutta la mia vita fino adesso, no? Fino a piccola è sempre stato studio, sì, però poi sempre sport, pallavolo, pallavolo, pallavolo. E quindi non c'è mai stato un attimo, diciamo, per capire bene i miei interessi anche un po' al di fuori del mondo sportivo. E quindi mi sto prendendo proprio questo periodo dell'infortunio per capire che strada prendere, che direzione prendere, ecco. Beh, certo, è giustissimo, è legittimo. Tu hai 20 anni, quindi come dici, no? Ogni cosa ti fa assumere una consapevolezza ogni volta, ogni giorno, diciamo, è una scoperta poi, non che non lo sia anche a 30, a 40, a 50, però a 20 lo è ancora di più. E quindi chiaramente è giusto porsi delle domande. Magari, come vedi, sempre da una crisi nasce un'opportunità. Forse questo secondo infortunio che ti ha messo ancora più alla prova, ovviamente, può essere spunto per conoscerti meglio, per conoscere di più quali sono i tuoi interessi. Diciamo che sei forse un po' demotivata perché non stai facendo quello che ti piace fare, quello che hai sempre amato, quello che dovresti fare alla tua età, no? Quindi appunto sei un atleta, fare l'atleta, quindi può essere un po' di demotivazione. Sono sicura che se ti intervisteremo tra un anno, questo scoraggiamento sarà passato e ci racconterà invece di come poi hai ritrovato un po' più di stimolo. E a proposito di stimoli, a questo punto ti domando: che ricordo hai delle Olimpiadi? Ecco, quella è la massima e tu l'hai vissuta così giovane poi. Sì, diciamo che ho dei ricordi magnifici, è stata un'esperienza unica. Purtroppo, diciamo, a livello sportivo di squadra, di risultato sportivo, non è andata come volevamo, perché comunque noi della nazionale italiana eravamo comunque tra le favorite. Purtroppo siamo usciti ai quarti contro una squadra che, diciamo, è stata sempre un po' il nostro punto debole, la Serbia. Però per il resto è stata un'esperienza magnifica, ancora adesso mi vengono i brividi semplicemente a pensarci, e essere, cioè l'aria proprio che si respira là dentro è un'aria, io la definisco un'aria magica, cioè un'aria carica di emozioni e che ti dà tanti stimoli anche a te, no? Quindi è stato veramente, veramente bello, divertita tanto. No, beh, certo, immagino. Che cosa è stato? Che cosa avete sbagliato secondo? Quali sono state poi le considerazioni post partita? Cosa c'è stato di sbagliato? Oddio, una risposta non so dartela di preciso. È stato
un insieme di situazioni che, vabbè, si erano create un po' negli anni, perché alla fine questo è un gruppo che va avanti da tanto e non abbiamo trovato quella cosa che ci ha fatto scattare la scintilla che abbiamo sempre avuto, ecco, diciamo, negli anni precedenti. E è un peccato perché, diciamo, che abbiamo buttato via un'occasione. Però ci siamo rifatte poi all'Europeo e abbiamo comunque dimostrato che siamo una squadra che vale e che quello che è visto al di fuori, diciamo, della nostra squadra durante le Olimpiadi non eravamo veramente noi. E all'Europeo invece sì, lì credo che tutti abbiano visto, insomma, quanto valiamo e quanto siamo in realtà quando giochiamo, quindi diciamo che ci siamo un po' rifatte poi, ecco, dopo. A che punto è secondo te il movimento della pallavolo italiano? È un movimento che sta crescendo sempre, sempre di più. Cioè, attualmente credo di poter dire che abbiamo sia nel campionato femminile che nel campionato maschile uno dei migliori livelli al mondo, probabilmente. Tutti i giocatori più forti vengono e cercano di entrare in squadre italiane e il livello si sta alzando veramente sempre di più in anno ed è una cosa veramente, veramente bella e soprattutto diciamo che la pallavolo sta diventando comunque anche sempre di più uno sport un po' più conosciuto, no? Perché all'inizio non molte persone lo seguivano, mentre adesso piano piano mi rendo sempre più conto che molte più persone magari, sai, magari ti fermano in strada oppure ti riconoscono e questo comunque vuol dire C'è seguita. coinvolgimento, c'è adesione. Esatto. Tu, una cosa che a me incuriosisce sempre degli sport di squadra è il rapporto, è la squadra, ok? Quindi è proprio il rapporto che si ha tra compagni, che diciamo può mettere in crisi poi, perché nell'interpersonale appunto non puoi contare solo su di te, anzi non devi contare solo su di te, è proprio il segreto poi un po' del successo, però poi c'è una sorta di dualismo, c'è il rapporto in campo e poi c'è quello fuori dal campo. Ti è mai capitato di avere una compagna con cui non ti trovavi e che peso ha una situazione del genere, qualora tu l'abbia vissuta, insomma, o anche che non ti è capitata direttamente a te, insomma, poi ce lo dirai, ecco, che peso ha anche sulla performance poi in campo un rapporto storto al di fuori? Ma allora può capitare sicuramente, perché comunque di solito noi in squadra siamo in 14 e è ovvio che non sempre 14 ragazze vadano d'accordo. Quindi diciamo gli screzi ci sono sempre e ci sono sempre stati e continueranno ad esserci. Però comunque siamo delle professioniste alla fine, no? È il nostro lavoro e quindi quando entriamo in campo comunque cancelliamo sempre, magari se ci sono appunto questi screzi li cancelliamo, non ci pensiamo perché alla fine noi siamo lì per giocare a pallavolo, per fare quello che più ci piace e che è alla fine la cosa che ci unisce, no? Nel senso, tutte abbiamo in comune una passione, che è la pallavolo. E quindi quando ci alleniamo e quando giochiamo diamo sempre il 100%. Poi, ovviamente, se si ha un gruppo che sta benissimo insieme al di fuori dal campo, questo, diciamo, è un valore aggiunto. E io posso farvi il gruppo che c'è stato a Conegliano in questi ultimi 4 anni e questo gruppo è stato, diciamo, un esempio del trovarsi bene in campo e del trovarsi bene al di fuori, perché avevamo una chimica che poche squadre avevano ed è stata un po', diciamo, il nostro punto di forza negli ultimi anni e ci ha permesso di vincere appunto quello che abbiamo vinto, ecco. Infatti, quindi se eravate molto coese, poi dopo si è rivisto anche nei risultati raggiunti, effettivamente. E poi scendi in campo e sei contento di fare quello che stai facendo con le persone che ti circondano, è sicuramente un valore aggiunto. Assolutamente. Ma la stessa cosa invece, tu hai parlato di club, col club sappiamo che
magari il rapporto è più duraturo perché è più quotidiano sicuramente. Con la nazionale invece magari il formarsi di questo rapporto è diverso, ci si vede in occasione dei grandi tornei, sicuramente vi allenate spesso e tanto insieme e vi conoscete, ma non è come nel club. Quindi volevo chiederti come si forma invece un gruppo squadra all'interno di una nazionale che poi, come quella italiana di volley, è di strasuccesso da tanti anni ormai. Ma guarda, in realtà credo che sia il contrario, in realtà, forse. Perché in nazionale, comunque, è vero, abbiamo solo i mesi estivi di solito in cui lavoriamo, però sono mesi in cui stiamo 24 ore su 24 insieme. Quindi diciamo che i rapporti, i legami si creano molto più in fretta rispetto a magari a un club. Cioè questo è quello un po' che ho vissuto negli ultimi anni, perché ad esempio in un club comunque tu hai sempre la possibilità di finire allenamento e se vuoi stare da sola o non vuoi avere a che fare con le tue compagne, puoi comunque tornare a casa o fare altro. Cioè non sei obbligata a stare lì in hotel con tutte quante e insomma stare insieme H24, insomma. Quindi sì, forse più facile creare questo gruppo in nazionale e credo che sia appunto anche per questo che in nazionale ci troviamo abbastanza bene. Cioè, ha i suoi pro e i suoi contro questa cosa, perché comunque stare insieme tutto il tempo, tutta la giornata, appunto ti lega tanto, ma porta anche alla creazione di tanti, insomma, di tante dinamiche non sempre positive. Quindi sì, è un po' così, ecco. Beh, la dimensione del gruppo La dimensione del gruppo è è motivo importante. di riflessione, poi, Sì, insomma. anche devo dire di orgoglio, perché poi quando li vediamo giocare in campo e emerge questo aspetto di gruppo, è ancora più bello da Certo. vedere. E, Sara, allora io ti lascio, visto che hai ricevuto tanto endorsement e tanti consigli e da zia Martina Martina. e anche da zio Avataro che ci tiene a ritornare sull'argomento, non con una domanda, ma proprio con non so Un come suggerimento, potremmo dire. sì, un suo punto di vista. Dice, anche se un infortunio non è così grave da non permetterti di giocare più, non è detto che tu riesca a tornare al top della forma. E E l'inizio non tralasci... mi sembra dei migliori. no, l'inizio non mi sembra dei migliori. Ci metti il carico poi. Tralasciando che le nuove reclute tenteranno di prendere il tuo posto, Ma le nuove penso. reclute è giovanissima, Giovanissima, Strasara. voglio dire, 21 anni. Penso Nuova che di sia lei non ci importante sta. pensare anche al futuro, ahimè, non troppo Bene, si distante. riprende Questi l'Avataro. devono essere i 30 anni, perché Avataro 92, Cioè, quindi dammi, farai i eccoci qua. Come 30 anni quest'anno, me. vi tocca a tutti, e quindi credo che abbia toccato anche a lui ormai il fatalismo del trentenne, no? Che già pensa alla Questa pensione. saggezza, sì, Questa, esatto, non, del della tutto decade non in più, richiesta, ecco. però no, scherzo, Avataro. Trovo che sia molto interessante parlare anche di questo aspetto, non solo il momento in cui sia una stella sportiva, ma anche dei futuri progetti. Detto questo, ti auguro di spendere ancora. Di splendere ancora a lungo e far sognare. Mancava una L, splendere ancora a Vabbè, ho lungo e capito, far spendere, sognare cioè. ancora varie volte l'intera Italia. Ok, va bene, si è salvato in Si calcio è salvato in d'angolo con calcio un. d'angolo, ma sono molto d'accordo con Avataro perché molte volte poi si racconta sempre la riuscita, no? Il Dell'uscita da un successo. tunnel, nel senso che chiamiamolo tunnel un pochino di scoraggiamento perché ce l'hai tu da atleta e ognuno ce l'ha nel suo lavoro. Poi la vita reale è un'altra cosa rispetto a quello che è solo successi, no? E quindi ecco, insomma, sei stata molto vera, molto, molto autentica. E quindi, insomma, grazie. Noi ti auguriamo assolutamente di trovare la tua via, perché poi a 20 anni, a prescindere Ma sì, dallo ma sport, insomma, appunto, uno deve trovare la sua via.
E noi ti auguriamo che sia nella pallavolo, ce l'auguriamo anche noi per la nostra nazionale. Per un, per un bel po' di tempo per adesso. Grazie di cuore davvero e insomma grazie per questa chiacchierata. È stata molto piacevole, grazie a te, alla prossima. Grazie Sara, alla prossima. Goditi la tua estate libera. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao Sara, ciao, ciao, buona serata. Che bello un'estate libera.